dite a Salvini che non si preoccupi di 4 gatti, si preoccupi di 49 milioni che deve restituire agli italiani, che si vergogni come gli impattati. Guardate, questa è una cosa seria. Luigi Di Maio ha detto di abolire per decreto la povertà. L'unica cosa che ha abolito è la matematica, perché hanno fatto i conti sbagliati. Non soltanto perché il 2,4% è un errore per l'Europa, ma anche perché comunque il 2,4% non gli basterà per tutte le cose che hanno promesso. Stanno mettendo a rischio risparmiatori e famiglie. E questo è il motivo per il quale questo popolo, questa gente sta rispondendo. Basta. Ho fatto un post e l'ho spiegato. Una cosa è se fai il deficit al 2,9 e fai una manovra di taglio del debito di 50 miliardi. Altra cosa è se fai il deficit per dare i soldi a chi sta sul divano e a per chi non ha pagato le tasse con i condoni. Allora, condoni e sussidi pagati da chi ha sempre lavorato è una cosa indecorosa e indegna. Ora però io sono stato... Fonte dell'Italia. No, ragazzi, dai, per rispetto a chi parla, ora vi ho... vabbè, basta. È una manovra che secondo Di Maio abolisce la povertà, ma in realtà sta abolendo la matematica. Di Maio non ha fatto i conti, noi pensavamo che avesse dei problemi con l'italiano, ma il suo problema è l'algebra. I numeri non stanno in piedi, se ne sono accorti gli investitori internazionali, e quando dicono a noi non interessa i mercati, non si rendono conto che se l'Italia viene bocciata sui mercati, non pagano i miliardari, paga la povera gente. Se salta l'Italia, saltano le famiglie, salta il ceto medio. Stanno mettendo a rischio i conti del paese per dare i soldi a chi? A chi vuol stare sul divano a non fare niente con reddito di cittadinanza e a chi non ha pagato le tasse e vuole il condono. Sussidi e condono. L'Italia è fatta di lavoro, di fatica, di sudore. Questi hanno sbagliato strada. Speriamo di fermarli prima che vadano a battere contro noi.